dopo, insomma, back to basics con la nostra Laura, l'abbiamo detto oggi, insomma, è tutto un viaggio che ha un unico comune denominatore, che sono i Duran Duran. Quindi diamo il benvenuto qui a Canzoni Suonate su Radio Suonata a un loro fan. Ciao David! Ciao a tutti, quelli di Radio Suonata, ciao a voi, ciao Laura, ciao Elisabetta. Ciao! Allora dai, dici qualcosa di te, insomma, e poi ti chiederò come sempre da quanto tempo, figliolo, Duran Duran? Ma dunque, seguo il Duran Duran praticamente dalla vita, dall'84, da quando è uscito Arena, così perché mi hanno prestato una cassetta la mia compagna di classe, e è nato un amore folle, concerti, sconcerti e cose varie, quindi è stata una cosa che non ho mai mollato. E poi negli anni sono riuscito anche a realizzare un progetto che è quello di fare una tribute band che insomma sta andando abbastanza bene in questo momento, quindi insomma ci siamo lanciati un po', mi sono messo un po' nei panni di Simon. Attenzione, tu saresti Simon Le Bon de Noatri? Esattamente, devo l'altro proprio. Come si chiama la tua band, Davide? Allora, la mia band è New Revision, che è proprio da un pezzo, tra l'altro di quell'album dove c'era Tele Player, che è io. Quindi è proprio rimasto di tutto quanto legato, tutto torna. Ok. E quindi niente, insomma, ci trovate anche su Facebook, cose varie, insomma, adesso stiamo facendo un po' di concerti, ci divertiamo un po', via. In che area siete, giusto per sapere, i vostri live, dove si possono... Noi in Liguria e Basso Piemonte, al momento. Cerchiamo di uscire anche un pochettino fuori regione, perché vorremmo un pochettino, insomma, portare un po' in giro la musica di funk, che tra l'altro siamo pochi in Italia, sanno, perché progetto un po' avventuroso, allora però alternativamente ci stiamo muovendo in Liguria e in Piemonte. Allora tu saresti il Simon, quindi se tanto mi dà tanto dovrebbe esserci anche un John, un Andy, insomma li avete tutti? Certo, certo, ce li abbiamo tutti quanti, tutti molto bravi, non sono come gli originali, ma mica poi tanto distanti, direi, tanti. Io sono molto contento di loro. Ecco, allora amici di Radio Suonata, insomma, en passant, tenete presente, insomma, andate a dare un'occhiata alla pagina dei New Religion, andate magari a sentire un live e poi ci fate sapere se, insomma, se ce la fanno oppure se devono ancora ripassare qualcuna delle canzoni dei Duran Duran. Intanto allora, la fan selection di oggi, cosa ci ascoltiamo, David, per iniziare e perché hai scelto proprio questo brano? Allora, per iniziare, in realtà andando un po' contro tendenza a quello che diceva l'amica di prima, ho scelto proprio Wild Boys, per un motivo principale. Intanto un po' per riabilitarla, perché ahimè il drive-in ce l'aveva un pochettino eletta in un ritaminare. In realtà Wild Boys è uno forse dei pezzi rock più azzeccati in assoluto, quindi andrebbe proprio riabilitato come pezzo rock. Poi c'era anche molta elettronica sotto, perché c'erano i suoni, Nick ovviamente ha fatto un lavorone enorme di arrangiamenti e quant'altro, però in realtà è un pezzo molto rock, quindi andrebbe un po' riabilitato in quel senso, che era molto avanti per l'epoca. Tutto sommato ancora oggi. Da stadio, cioè Wild Boys, un po', sai, quel rock da stadio che cominciava già con i Guns N' Roses. Io ho sempre associato in Europe, io ho sempre associato molto anche al genere Europe. Sì, è vero, però è molto più elaborato, cioè io trovo un pezzo molto 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 rock, con una certa base di elettronica, chiaramente, perché comunque era un po' tutto il genere di romantic che si affacciava a quel senso, l'uso dei synth e quant'altro. No, era un pezzo tutt'altro. Romantics poi, alla fine, quindi erano... Loro sono nati come band sempre con quei riferimenti lì, seppur c'era comunque il synth pop che emergeva in quel periodo, ma loro si approcciavano sempre sul genere dei New Romantics, quindi alla fine l'elettronica li influenzava molto. Certo, bello questo connubio comunque che c'è stato tra quel genere poi e anche l'unione con un pezzo e un pezzo comunque più duro, più forte anche l'impatto rispetto a quelli di band come Tears for Fears o The Human League, che magari erano più delicati in quel periodo. Certo. Beh, quanto sempre elettronici. Qua veramente discussione di alto livello, mi piace quando ci si confronta. No, senza contare che poi la vera, diciamo, come posso dire, l'esperienza che c'era di Duran Duran derivava anche dal punk, piuttosto che da David Bowie e quant'altro, quindi c'è anche un'influenza potente non da poco, insomma c'è tutto un insieme di cose che è veramente banale. E poi direi, insomma, adesso di ascoltarselo, però ecco, lasciatemi aggiungere e
il video spettacolare con Simon che andava su questa ruota, che andava sott'acqua e fuori acqua, sott'acqua e fuori acqua, e poi lui ha detto che ha bevuto tanta acqua per girarlo. Il video è tuttora inimitabile, ed è costato un sacco di soldi per quell'epoca, erano molto avanti. E ci spendevano su molti soldi, cosa certo, che adesso non fanno più. Dai, certo, ascoltiamola. Ti lascio parlare a ruota libera, David, anche se siamo tornati okay in diretta, perché è bello. E infatti anche della nostra chat ci dicono, insomma, questo è seguire un gruppo e non ricordarsi quelle fanatiche. Insomma, è vero, insomma, seguire la musica, no? Nel tempo e anche nei cambiamenti, no? Tu dicevi, sicuramente, giustamente non hanno 20 anni più neanche loro, qualcosa hanno perso, qualcosa hanno acquistato, no, oltre ai capelli bianchi. Molto geniali, non è che proprio la passione che spinge a sperimentare continuamente, né? Perché non c'è un album che sia uguale all'altro, e ogni volta è un esperimento nuovo, a parte il fatto che magari sicuramente si appoggiano anche dei produttori capaci, quant'altro, però hanno sempre cercato di sperimentare qualcosa nuovo, che è poi la ragione per cui loro sono ancora lì, e l'altro fenomeno, secondo me, anche molto bello, come di Sandro Valle, non ci sono più, comunque, non fanno più nulla, la ragione poi fondamentalmente è questa, cioè questi sono ancora attuali, questo è tutto. Sì, attualissimi. Beh, se ascoltiamo l'ultimo album, veramente, cioè, è qualcosa di molto, molto attuale, e molto ben realizzato. Ecco, dopo ascolteremo qualcosina, perché se non erro tu hai richiesto, insomma, di ascoltare qualcosina dell'ultimo album. Ecco, intanto sì, posso confermare anch'io in una piccola ricerca, proprio anche per pensare a questa fan selection, girando in effetti, è vero, nei gruppi anche su Facebook, su social in giro, che si interessano dei Duran Duran, ci sono anche ragazzi giovani, cioè, che li hanno scoperti e riscoperti. Ma perché, dice, alla fine il motivo è semplice, perché tante volte ci sono dei gruppi giovani, magari di adesso, questi gruppi che emergono attraverso i talent, cioè attraverso qualsiasi altro strumento, che talvolta fanno roba più vecchia di gente che invece faceva 20 anni, 30 anni fa. E invece quella roba che tu scopri 20 anni fa banale, è attuale, è bella, perché è attuale è addirittura futuristica. Scusa, è interessantissimo questo. Dicevi, Davide, scusa? Dico, anche, a volte è anche banale, ma tutto sommato c'è anche una spiegazione dietro, perché queste band giovani, piuttosto che solisti, che hanno anche pochi soldi a disposizione, quindi si devono accontentare del primo arrangiatore, del primo produttore che trovano e via. Questa invece gente che ha le spalle dei capitali e comunque delle major che veramente permettono di fare qualsiasi cosa, cioè loro si chiedono per un anno una sala prove, gliela danno e fanno quello che vogliono, se chiedono un arrangiatore vinco pallino, ce l'hanno senza problemi, quindi si possono permettere veramente di sperimentare. Oggi invece si deve emergere oggi che non ha un nome dietro e non va da nessuna parte, cioè se riesce a fare qualcosina magari ce lo fa, magari fa il botto per un anno e poi sparisce, cioè, e poi sparisce, basta vedere tutti quelli che escono dai vari reality. È cambiato un po' il mondo, no? È cambiato un po' il mondo. Intanto vi segnalo che dalla fan, scusate, dalla chat, che saluto e risaluto, benvenuti. E insomma, ci dicono che la vera musica e i veri artisti arrivano sempre, no? In effetti, se è vera musica, se è vera arte, arriva. Allora, intanto ti chiedo, David, il secondo brano che hai chiesto di ascoltare oggi, che proponi oggi al nostro pubblico? Il secondo brano che ho scelto è In Prayer, che viene dall'album di Notorious, che potevo scegliere anche banalmente Notorious, ma quello ormai è un po' come Wild Boys, che è diventato no, e quindi alla fine è un po' così, che ho scelto In Prayer, perché ha segnato di nuovo un'altra evoluzione durante l'anno, cioè si è passati da quello che era, poteva essere un rock melodico con i suoi Signor Magic e quant'altro, e è passato al funky praticamente, ed è stato tra l'altro un album bellissimo, secondo me uno dei migliori, se non forse il migliore, a parte per la collaborazione che aveva all'interno, che c'era un batterista come Cifarone, che non è un batterista da poco e probabilmente un batterista così non l'hanno avuto, è stato un momento in cui Roger era in pausa successiva e quant'altro, e quindi si è passato proprio un po' a questo
David per la fan selection dedicata ai Duran Duran di oggi. Qui a Canzoni Suonate su Radio Suonata ascoltiamo i Duran Duran con Skin Trade. E la musica è quasi finita, ma spero che gli amici non se ne vadano ancora, perché vorrei chiedere al nostro amico David, insomma, di raccontarci ancora qualcosa sui suoi Duran Duran, mentre ti segnalo e vi segnalo David e Laura, che insomma da Facebook sui vari gruppi, insomma, ci sono apprezzamenti per quello che state dicendo, insomma, e per le canzoni scelte, quindi... E anche i commenti, insomma, sono d'accordo o non sono d'accordo. Rispetto per Ferrone, ma se c'era Roger rompeva, insomma, sono vari punti di vista, no? Tu David parli, insomma, anche in qualità di frontman di una cover band, giusto? Ripetiamolo. Beh, sì, io in effetti è da qualche anno che ho una band di New Religion e ci siamo avventurati in questo progetto per fare pezzi di Duran Duran, almeno quelli che riusciamo a fare, che possiamo fare, e andando a suonare in giro. Effettivamente, insomma, c'è parecchio lavoro. Adesso che lo vedo, diciamo, dalla parte della storia del lavoro, che c'è chiesto per realizzare i pezzi, insomma, è molto complicata la musica, in genere molto, molto complicato. E comunque si sentono tutti i passaggi che hanno fatto, si sentono tutti quanti, tutto ciò che è stata la loro evoluzione, le varie influenze musicali, si sentono tutti, perché ci accorgiamo proprio in saletta quando sogniamo, quando tiriamo giù un pezzo, anche di ciò che ci viene in mente, di ciò che ci richiama, insomma, c'è parecchio lavoro dietro. Comunque, insomma, noi portiamo avanti questo progettino qua, abbiamo fatto anche un video, poi un annetto fa sulla traccia di Sevebreia che faccio con voi, chiaramente. Allora, amici di Radio Suonata, andate a vedere se volete la pagina dei New Religion su Facebook, dopo magari condividiamo qualcosina, giusto perché, insomma, è giusto che tu, oltre la voce, ci rimetti anche la faccia, David, in questa faccia. Allora, dai, ecco. Per quello che riguarda l'ultimo pezzo, mm-hmm. che ho scelto, che è Only Need Now, che è l'ultimo album del 2011, in attesa che esca adesso a breve, il prossimo. L'ho scelto per una cosa molto banale, tutto sommato, perché ci sono degli altri pezzi nell'album che tutto sommato forse sono anche più importanti musicalmente, però questo secondo me è il segno che sono comunque di nuovo attuali, che sanno cogliere certe cose e riescono ad imporsi comunque in un mercato musicale. Mi riferisco al fatto che subito all'inizio c'è una sequenza che è molto ossessiva, a tratti forse anche angosciante, che è classica di tutti i pezzi che sentiamo magari in discoteca quando la chiamano musica, che a me a volte mi fa venire un pochettino i brividi, però hanno cercato di unire queste sonorità un pochettino a volte ossessive, angoscianti, e cercare di inserire in un contesto musicale, dargli il giusto valore e a quel punto dargli un'importanza di un certo tipo. Hanno ottenuto forse lo stesso effetto che hanno ottenuto con Sunrise nel 2005, quindi questo era proprio per far vedere che nonostante il valore sta, perché comunque qualcuno sta vicino alla settantina, e nonostante i 35 anni di carriera, sanno capire cos'è che deve arrivare nel mercato in quel momento e lo sanno fare bene, c'è poco da fare. Ok, allora, insomma, tu che sai, cosa bolle in pentola, a parte quest'ultimo album, qualche tour, si potranno vedere, sentire, ascoltare, sai qualcosa? O sai dove si può sapere qualcosa? Ci sono pagine, ci sono siti? È uscito un video così a Natale, così in 30 secondi, dove sembrava appunto che ci fosse una prova, stavano provando qualcosa, però non si è riuscito a capire bene, cioè si è colto il loro sound, ma la cosa è morta lì, per cui c'è il silenzio più assoluto, come fanno fare loro del resto. Esploderanno poi all'improvviso con qualcosa. Quello che so per certo è che nel 2015 devono aprire l'Expo a Milano, così come hanno fatto per le Olimpiadi nel 2012 e nel 2008. Quindi a chi ogni tanto dice ma non si sentono più, non esistono più, non fanno niente, dico no, ma ci senti, fanno e come. Tant'è vero che a Milano non è che siamo un piccolo pallino, ma siamo in una strada per aprire l'Expo. Quindi parliamone, ecco. Milano dove? Milano dove? Chiedevo. Non so dove dovranno andare all'Expo, non so dove saranno. Davide, dove e quando? Cioè diccelo, oppure dici dove possiamo leggerlo per piacere. La data non c'è degli accordi precedenti che avevano con la cortina, ma penso che li abbiano mantenuti perché ne hanno riparlato ultimamente in intervista, quindi però non ti so dire come, dove e quando, la data non c'è.
siete un po' troppo. L'unica cosa che posso dirti è che, ma io con Simon in maniera un po' tagli attraverso ci ho parlato, se vuoi glielo richiedo. Hai parlato con Simon? Diciamo, lo sapevo. E mi dici questa cosa col tempo scaduto, con la pubblicità? Dico nel senso che c'è stato uno scambio di messaggi che è una cosa privata, in cui ricordavo insomma che ci avevamo incontrato a Genova alla fine del loro concerto, poi gli ho mostrato il nostro video che ha fatto, loro insomma ha risposto facendo complimenti per il lavoro che stanno facendo e ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: vi ringrazio per quello che fate, e che già dire è una cosa un po' grande, detto, perché comunque ci date motivo d'orgoglio, significa che stiamo lasciando un segno e che quello che facciamo piace. Io sono rimasto basito perché è una risposta molto umile, cioè è un'icona pop degli anni 80 e quant'altro, mi ha risposto in maniera molto umile, molto diretta, e mi ha ringraziato. Io sono rimasto così di disco, ho letto questo messaggio, l'ho venuta a pomeriggio, ho detto va bene, la settimana è finita, direi, ovviamente. Te credo. Allora adesso ho deciso questo. Allora, uno, vi saluto e vi ringrazio. Due, sappi che devi tornare a raccontarci meglio questa cosa, no Laura? Perché insomma... Assolutamente, penso che anche i nostri amici in ascolto saranno d'accordo. E tre, allora io vi ringrazio davvero, amici in ascolto, adesso appunto ci ascoltiamo questa All You Need Is Now, proprio dell'inizio, come ha detto il nostro amico David, quindi ascoltiamo, ciao! Grazie, grazie. Ciao. A te, ciao.